A che punto è la Regione Lazio con lo sviluppo delle rinnovabili? Siamo a un ottimo punto perché abbiamo, diciamo, già oggi nel 2021 tra l'autorizzato e il corso di installazione raggiunto quelli che sono gli obiettivi minimi del burden sharing sulle fonti rinnovabili. E quindi stiamo, per questo ci siamo presi qualche mese di sospensione proprio per andare a ripianificare quello che è l'utilizzo del territorio, che concili sia le FER, quindi le fonti di energia rinnovabili, che il prezioso suolo agricolo della nostra regione. La sospensione della nuova normativa rappresenta una battuta d'arresto? Noi stiamo continuando i processi autorizzatori, per cui come Regione Lazio siamo molto virtuosi perché siamo la regione più rapida. Quello che abbiamo sospeso per 8 mesi, ma ormai sono rimasti 6, sono le installazioni. Abbiamo avvisato tutti gli operatori del settore e nel frattempo stiamo provvedendo a fare quel lavoro di mappatura delle aree non idonee che doveva essere fatto già da 11 anni a questa parte e che invece stiamo facendo in questo momento. Quali sono le prossime iniziative della Regione per consentire lo sviluppo delle rinnovabili e centrare così gli obiettivi globali per la riduzione delle emissioni inquinanti? Settimana prossima approveremo il gruppo tecnico interdisciplinare proprio per il lavoro di mappatura delle aree non idonee, in questo momento avendo individuato poi attraverso norma precisa regionale quelli che sono i criteri. Nel frattempo usciranno i decreti delegati del MITE per le aree non idonee, quindi saremo pronti col gruppo a recepire anche quei criteri e stiamo dando un impulso enorme alle eoliche offshore di fronte Civitavecchia per farla diventare il primo distretto delle energie rinnovabili della Regione Lazio.